Thiago Motta è arrivato domenica sera, lunedì alla Continassa per le visite mediche e tutto quanto. Però il ritiro inizia oggi. Oggi sono arrivati tutti i giocatori disponibili e poi arriveranno quelli che sono stati eliminati in seconda battuta alle competizioni con le nazionali. Tra l'altro, ieri sera è stato eliminato pure Adrien Rabiot con la sua Francia. Vedremo se adesso avrà interesse nel valutare le proposte. Vedremo se poi Rabiot ce lo ritroveremo alla Continassa per le visite mediche tra qualche tempo oppure no. Io non credo, sinceramente, perché l'acquisto di Khéphren Thuram, per quanto mi riguarda, va nella direzione di esclusione di Adrien Rabiot dalla Juventus 24-25. Però mai dire mai, ci sediamo sulla riva del fiume, attendiamo e vediamo il signorino cosa avrà deciso di fare. Sì, questa cosa mi dà particolarmente fastidio, non ci posso fare niente. Però oggi sono arrivati tantissimi giocatori alla Continassa, tra quelli che rimarranno alla Juve, tra quelli che non rimarranno alla Juve. Arthur, Locatelli, Miretti, lo stesso Sulé che ha avuto diversi cori da parte dei tifosi che vorrebbero la permanenza di Sulé alla Juventus, o comunque una parte di tifoseria anche oggi presente al J-Medical. Vedremo come la Juventus andrà a strutturare il mercato anche in relazione a quelli che saranno gli investimenti che dovrà fare, ed è arrivato finalmente il nome nuovo per la difesa per il post Calafiori, non perché Calafiori sia diventato un giocatore della Juventus, quanto più perché era impossibile per la Juve a questo punto tesserare Calafiori per un discorso relativo al valore del cartellino. La Juventus sta dialogando costantemente con il Nizza dopo aver chiuso la trattativa di Khéphren Thuram, che ieri ha svolto le visite mediche con la Juventus, per un altro giocatore francese. Stiamo parlando di Todibo, che gioca da 3 anni in Ligue 1 nell'ex squadra di Thuram. Stiamo parlando di un giocatore che non è una vera e propria novità per la Juve, perché anche l'anno scorso in estate era venuto fuori il suo nome. Io non lo conosco così tanto bene, anche perché è un altro di quelli che sì, è tanto chiacchierato come nuova generazione di giocatori francesi, però nel giro della nazionale maggiore ci sta poco. Quindi vedremo se dopo questo europeo concluso dalla Francia in semifinale ci sarà una nuova generazione di calciatori, verranno cambiati alcuni calciatori, verranno inseriti altri che hanno fatto parte delle rappresentative minori della Francia, se ci sarà un cambio generazionale. Io credo che in alcuni elementi questa cosa sarà doverosa. Vedremo se Thuram, Todibo saranno quei giocatori che diventeranno i nuovi pilastri della Francia. Però Juve e Francia è una tradizione storica, assolutamente storica, e quindi Giunto li sta lavorando da questo punto di vista, anche perché è inutile, quando poi andiamo a fare delle richieste in Italia, l'abbiamo visto per dei giocatori italiani, per dei club italiani, i prezzi sono sempre particolarmente più elevati. Quindi si sta cercando di far leva sulla volontà di questi calciatori, magari di provare la nuova avventura nella squadra big, nella squadra top, per cercare di ridurre quello che è l'esborso economico della società. Todibo, che è stato anche un ex Barcellona, non ha avuto delle grandissime avventure prima di tornare in patria al Nizza. Ha vinto un campionato col Barcellona senza aver impressionato, ha avuto un'esperienza al Benfica dove praticamente non ha mai giocato, e poi queste ultime 3 stagioni dove il suo nome è diventato importante ed è stato segnato sui taccuini di tanti osservatori di club importanti, proprio come la Juventus. Vedremo se ci sarà una trattativa lampo come è stata per Thuram. I dialoghi tra le due squadre sono aperti, la Juventus potrebbe cercare di chiudere molto velocemente questo colpo, anche perché, ripeto, il 20 poi si parte per la Germania e Thiago Motta vorrà avere una sorta di scheletro di squadra abbastanza pronto per iniziare i suoi dettami. Già nella giornata di oggi ci saranno le prime sgambate, ci saranno i primi allenamenti, vedremo se verranno postati anche alcuni video di esercitazioni col pallone, anche se ovviamente i primi giorni è più muovere i muscoli che sono stati un po' fermi, che si sono raffreddati durante queste vacanze, anche se immagino che ci sarà stata una sorta di pre-preparazione per tanti giocatori. Io però volevo raccontare una cosa, volevo approfondire un argomento, perché oggi ufficialmente inizia la nuova era di Thiago Motta alla Juventus, i primi allenamenti, le prime corse saranno proprio oggi. E ieri, mentre abbiamo fatto la diretta, a un certo punto, io non so se l'avete vista tutti e tutta, però a un certo punto un ragazzo mi ha fatto una domanda interessante, perché è un ragionamento interessante, mi ha detto: ma quali sono gli obiettivi minimi della Juventus di Thiago Motta? Per come saresti contento? Cioè, siamo a
maggio dell'anno prossimo, dimmi per cosa saresti contento. E la mia risposta è stata abbastanza particolare, perché gli ho risposto: io credo che dobbiamo toglierci dalla testa l'obiettivo minimo. Noi non abbiamo mai parlato di obiettivi minimi, la Juventus non si è mai parlato di obiettivi minimi se non nella passata stagione. Cioè, la passata stagione inizia con la conferenza stampa numero 1 pre-Juventus Udinese, Udinese-Juventus, a parlare degli obiettivi minimi. Ma io nella storia della Juve sinceramente non ho mai sentito parlare di obiettivi minimi a inizio stagione o durante il corso della stagione. Alla Juventus si gioca sempre per vincere. Cioè, questa è una cosa che deve essere scolpita nella pietra. Poi non significa che si vincerà, però l'obiettivo della Juventus deve essere finalizzato alla vittoria. Cioè, si gioca per arrivare a quel risultato lì. L'obiettivo minimo è una narrativa che è entrata e ci ha accompagnato in tutta la passata stagione e che ha monopolizzato anche l'attenzione delle prime pagine dei giornali, dei salotti televisivi, delle conferenze stampa, delle conferenze post partita. Era diventato l'argomento principe. Cioè, non importava più che la squadra fosse efficace, non importava più che la squadra fosse in quella posizione di classifica, non importava più che il calendario fosse quello, l'importante era che l'obiettivo minimo era raggiungere la zona Champions. No. Cioè, questo mettiamocelo da parte. Poi quello che deve essere sarà, semplicemente. Ovvio che ognuno di noi ha delle aspettative e quelle sono soggettive. Io spero che i dirigenti della Juve si siano guardati negli occhi, nella stanza dei bottoni, si siano detti: gli obiettivi di questa stagione sono questi. Stop. Poi un obiettivo minimo se lo possono essere anche detti, ma non deve uscire da lì. Deve essere una roba interna alla Juventus. Stop. Non deve diventare argomento di discussione, di dibattito, eccetera, eccetera. Perché sennò vai a rendere un ambiente molto più mediocre di quello che è. Cioè, non ci devono essere limiti. La Juventus parte per fare il suo meglio. Cioè, se ci sarà una domanda nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, che ancora non è stata battezzata, vedremo quando sarà, e gli chiederanno: ma ci sarà, qual è l'obiettivo minimo della Juve? Io spero che la risposta sia: non ci poniamo limiti, noi lavoriamo tutti i giorni per ottenere il massimo. Poi è ovvio che la Juventus sta iniziando un nuovo ciclo con nuovi calciatori, con un nuovo allenatore, sta prendendo forma la prima Juventus del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Quindi è tutto nuovo, è tutto inedito. Siamo all'anno veramente zero per quanto riguarda la Juventus di Diego Motta. L'anno scorso era l'anno zero per Giuntoli. Quindi Giuntoli ha avuto quest'anno per prepararsi a questo mercato estivo. E secondo me ce lo sta dimostrando che qualcosa l'aveva preparato. Ma per Diego Motta è ovviamente l'anno zero. E per tanti calciatori che stanno arrivando. Però il progetto sportivo Diego Motta parte quest'anno. È ovvio che ci saranno delle difficoltà, è ovvio che non si deve essere obbligati a vincere subito, però non si deve nemmeno giocare con la consapevolezza di dire: vabbè, sai che cosa, tanto poi siamo soddisfatti. No, non esiste. Bisogna giocare ogni partita cercando di ottenere sempre il massimo, cercando di ottenere sempre la vittoria, cercando di migliorarsi sempre, partita dopo partita, per arrivare a fine anno con la convinzione di potersela giocare fino all'ultima giornata. Questa deve essere l'idea della Juventus di Thiago Motta. Ma perché? Perché questa è sempre stata l'idea della Juventus. Io, in quasi 20 anni che seguo la Juve, non ho mai sentito all'inizio dell'anno: beh, l'obiettivo minimo deve essere questo. Se non l'anno scorso, che è diventato davvero l'unico argomento della stagione e ci ha rovinato la stagione dal punto di vista sportivo, perché ce l'ha rovinata quella roba lì. Qualsiasi discussione terminava con: vabbè, ma l'importante è arrivare in Champions. La Juventus ha perso? L'importante è arrivare in Champions. La Juventus era lì che se la giocava con l'Inter? Sì, ma l'importante è arrivare in Champions. La Juventus giocava male una partita? L'importante è arrivare in Champions. La Juventus sbagliava dei gol fatti? Ma l'importante è arrivare in Champions. Ma non esiste. Non può esistere questa roba qui. E sono convinto che Thiago Motta si distaccherà con forza da questa convinzione. Me lo auguro. Sarebbe una vera delusione sentire il neo allenatore della Juventus parlare in termini minimi, anche perché l'ambizione e la carica dei tifosi in questo momento è veramente molto alta. È come quando state facendo una torta, no? Che si gonfia nel forno. Sarebbe come mettere uno spillo nella torta e vederla sgonfiata tutta in una volta. No, io quella torta me la voglio mangiare, me la voglio gustare, alla fine voglio dire: è stata una torta veramente buona, cucinata molto bene. Quindi lasciamo cucinare gli chef
E concentriamoci, entriamo nell'ottica e nella visione che no, non esistono obiettivi minimi. Fatemi sapere però la vostra sotto nei commenti, sia sul nome nuovo per la difesa, sia su quella che deve essere la struttura della comunicazione in questa stagione. Ciao!